Siamo in compagnia del preside del Polo Liceale, Liceo Classico e Scientifico di Grosseto. Oggi è una giornata molto particolare perché si presenta un progetto di alternanza scuola-lavoro un po' sui generis, perché non è inteso per certi versi come lo intendono altri, cioè vale a dire soltanto in ambito lavorativo, professionale, ma per dare uno sguardo in più rivolto all'associazione di volontariato, al territorio e non solo. Esattamente, ha messo a fuoco esattamente qual è stato il nostro spirito. In un liceo abbiamo pensato che non avesse effettivamente senso immaginare attività legate al mondo del lavoro in senso stretto. I nostri ragazzi si iscriveranno tutti all'università, faranno scelte lavorative le più disparate, e allora l'obiettivo è quello di far fare ai ragazzi un'esperienza formativa rivolgendosi alle strutture di volontariato del territorio e alle associazioni e alle istituzioni che in qualche modo puntassero a sviluppare quelle competenze trasversali, capacità di collaborare, capacità di assumersi impegno, capacità di prendersi responsabilità organizzative e anche in qualche modo di coscienza civile, perché quale sia il lavoro che andranno a fare, noi come scuola non possiamo dimenticare che non possiamo solo formare al lavoro in senso stretto, ma formare anche lavoratori che abbiano una alta coscienza civile, quindi le attività di volontariato. Non è un progetto che si concluderà quest'anno, vuole essere la struttura del progetto formativo ASL del Polo Liceale Aldi. Abbiamo veramente messo in atto un ventaglio disparato di proposte, coinvolgendo più di 600 studenti, quindi anche un impegno che ha una grossa, si assume anche una grossa responsabilità. Pensiamo che alla fine di queste attività i ragazzi si sentano cresciuti, arricchiti e anche, perché no, con una visione migliore e più ampia del loro futuro. Questo è un po' l'obiettivo di fondo. Vorremmo fare una esperienza significativa, poi se questa esperienza potrà essere di spunto per qualche altra istituzione non potremmo che esserne felici. Il provveditorato è naturalmente sensibile, quella dell'alternanza scuola-lavoro è una scommessa grossa a livello nazionale, sappiamo anche le polemiche, le criticità, è inutile nasconderle. Noi crediamo che almeno in parte alcune criticità si possano superare con una visione un pochino diversa dell'alternanza scuola-lavoro, che non ricordi lo stage lavorativo, perché secondo me uno degli equivoci è questo, che è un suo percorso e che riguarda altri tipi di istituzioni scolastiche, e ci siamo rivolti alle istituzioni del territorio perché insieme a quelle di volontariato sono parte fondamentale della struttura di una comunità, quindi questura, prefettura, provveditorato, comune, enti culturali, museo archeologico, e devo dire che le risposte sono state tutte di alto profilo. Se poi potrà essere di spunto per qualcun altro, non potremmo che esserne orgogliosi. Siamo in compagnia della professoressa Giorgia Ricci, la docente referente di quello che si chiama percorso dell'alternanza scuola-lavoro del Polo Aldi, progetto cumulativo unico che molto probabilmente farà scuola, non soltanto di alternanza. Sì, io mi sono occupata di questo, diciamo, settore appunto in collaborazione col terzo settore. Con il preside ci siamo buttati in questa avventura e ci sta piacendo sempre di più, più conosciamo le associazioni, più progettiamo con loro e più ci rendiamo conto, più siamo convinti di quello che stiamo facendo. Come ha detto il dirigente, sicuramente ci saranno molte cose da perfezionare, però ci piace il senso, il filo rosso che lega tutte queste esperienze di alternanza nel terzo settore, appunto, in cui i ragazzi sicuramente svilupperanno quelle competenze trasversali che possono sviluppare in un'azienda lavorativa, però con un valore aggiunto, con quella marcia in più che danno le associazioni del terzo settore con il loro bagaglio valoriale e motivazionale, che pensiamo sia un bel bagaglio da lasciare ai ragazzi, oltre alle, appunto, competenze specifiche di progettare, di comunicare, di gestire tempi, quelle cose che non si imparano, diciamo, sui banchi di scuola, ma che si possono imparare soltanto sul campo. La nostra speranza è quella di seminare. Pensiamo che, ecco, questo seme gettato poi possa dare i suoi frutti. I ragazzi, quando offriamo loro delle esperienze di senso, rispondono bene, rispondono in maniera, diciamo, passiva quando non trovano il senso di quello che gli stiamo facendo fare, ma qui credo che sia difficile non vedere il senso, ecco. Buona alternanza a tutti, davvero, grazie.